Un nuovo treno jet per i pendolari della Toscana che entrerà in servizio sulla tratta tra Lucca, Pisa e Livorno. È stato presentato oggi alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, il nuovo regionale che va ad arricchire la flotta toscana che entro la fine dell'anno conterà 63 treni nuovi consegnati dal 2013 ad oggi, un ammodernamento frutto dell'accordo tra Regione e Trenitalia che ha abbassato del 18% l'età media dei convogli, che ora sono più recenti, confortevoli e sicuri. Oggi noi, come risulta anche dal rapporto pendolaria di Legambiente, siamo tra le due regioni, anzi noi la provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che hanno il parco treni più giovane in circolazione. Noi siamo sotto i 20 anni, siamo a circa 18 anni in questo momento. A fine 2017, con le nuove consegne e i treni nuovi, arriveremo circa a 17 anni. Con la proposta che ci ha fatto Trenitalia, da qui al 2023-2024 dovremmo andare, in virtù di questi 750 milioni di ulteriori investimenti, ad un'età media di 7,2 anni. Credo che saremo in quel caso tra i migliori standard, nel rispetto dei migliori standard europei. Tra le novità in arrivo, la sperimentazione che partirà a giugno della card unica regionale che consentirà di caricare su un unico supporto abbonamenti e biglietti di corsa semplice. Dal 2012 ad oggi i passeggeri sui treni della Toscana sono aumentati del 4,5% e grazie al rinnovo effettuato sulla flotta sono diminuiti i guasti e le cancellazioni, mentre cresceva la puntualità percepita e il gradimento degli utenti. Abbiamo 5 punti di crescita della puntualità e della regolarità rispetto al 2013. Abbiamo la diminuzione di 2/3 nelle soppressioni dei treni, che è passato dall'1,5 allo 0,5 negli ultimi 2 anni. Abbiamo l'aumento delle frequentazioni del 20% rispetto al 2010 e del 5% negli ultimi 2 anni. Siamo a 225.000 persone che ogni giorno prendono il treno in Toscana. Ecco, tutto questo ci ha portato anche come giunta regionale a rivedere un'impostazione che avevamo assunto precedentemente e dare la disponibilità anche ad un allungamento del contratto, anziché 6 più 3, 10 più 5, di fronte ad una proposta, cioè, di ulteriori investimenti per circa 750 milioni.